ragazzi, ciao, come state? Bene? Mi fa molto piacere, con tutto il cuore. Oggi voglio proporvi una bella torta della zia Lidia. La zia Lidia è una nostra parente e mi ha detto: falla, che vedrai che piacerà molto. E io ho detto: ma sì, va, facciamola. E allora, siccome questa torta se la tramandano, no, la sua mamma, la sua nonna, la sua zia, te vuoi, a te, non so quanti anni ha, comunque. Allora, noi andiamo con gli ingredienti, ok? Quindi, torta della zia Lidia. È forte la zia Lidia. Allora, innanzitutto abbiamo burro ammorbidito, tuorli d'uovo, vanillina, fecola di patate, ricotta, farina 00, zucchero, lievito per dolci, cacao amaro e zucchero vanigliato in polvere. Cosa ci serve? Ci serve una tortiera imburrata e infarinata, mi sono portata avanti con i lavori, la Marisa, questa è la Marisa, tanto ogni tanto lo dico, no? La Marisa, una ciotola e il frullatore. Andiamo, allora mettiamo dentro questa ciotola, mettiamo il burro ammorbidito e con la Marisa raccogliamo tutto e voilà, e andiamo ad amalgamare il burro, eccolo, così, via, e lo lavoriamo. Diventerà come una crema. E voilà. E questa è fatta. A questo punto aggiungiamo i tuorli d'uovo. Ne facciamo un po' alla volta. Così. E andiamo a lavorarlo. Aggiungiamo ancora, voilà, e infine l'ultimo, con la Marisa andiamo a raccogliere anche tutto quello che rimane, e voilà, e via, e andiamo a mischiare tutto. Mettere la vanillina e via, così, è volata da tutte le parti, va bene, ok, la vanillina e la fecola di patate. Guarda lì, che fumiz, e voilà, oh, guarda che bella roba. Andiamo a mettere la ricotta, ok, lo zucchero, l'altra farina, così. Aggiungiamo il resto, c'è la ciotola che gira da sola, e voilà. Vedete? Così. Ed infine il lievito.
Allora, questo è il composto che deve venire, vedete? Bello morbido, vedete? Poi io cosa farò? Prendo questa ciotola, mi aiuto con la Marisa e vado a staccare il tutto. Ho diviso le due parti, no? Quello giallo l'ho lasciato qui, qui gli vado ad aggiungere il cacao. Naturalmente un po' alla volta, perché sennò questo bisogna che si amalgama. Oh, quella parola non mi viene mai, ragazzi, eh? Si amalgami. Ma no, non si dice così. E la facciamo diventare nera, va bene, ragazzi? Io qui lo sto amalgamando. Naturalmente, quando andate ad aggiungere il cacao, tende ad stringersi un pochettino, ad asciugarsi molto. Io mi aiuto con un goccino di latte, ma guardate, un cucchiaino e basta di latte per far sì che si ammorbidisca un attimino, va bene? Comunque già è morbido, basta mezzo cucchiaino, non di più, perché sennò dopo diventa molto morbida. Ok? Allora, ragazzi, vado a mettere quella scura sotto e la lascio così qui, lo stendo un pochettino e voilà, così, e faccio uno strato abbastanza ampio da una parte, così. Così. E voilà. Vado a stendere l'altra metà di torta, di impasto. Così. E la vado a stendere qui vicino. Poi dopo stacchiamo dai bordi. La torta è pronta, la vado a mettere in forno 180 gradi per 45-50 minuti. Ci vediamo quando è pronto, ok? A dopo! La torta della zia Lidia è pronta! Guardate un po'! Guardate che bontà! Questa qui, siccome è della zia Lidia, ce la pappiamo tutta noi. Domani mattina facciamo una bella colazione, senza latte però, perché tutte quelle cose di latte non va bene. Ce la pucciamo lì e ce la ingranfagniamo tutta, va bene? Io vi abbraccio forte e alla prossima ricetta, ciao!